esserci. Ok, perfetto. Ciao a tutti. Mamma mia, sta cosa sempre. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Vrist Addiction in Live. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Eccoci qua, è di nuovo lunedì. Io faccio la mia consueta storia su Instagram, mentre qui ancora non c'è nessuno. Allora, devo anche mettere il link. Ciao Andrea, tu sempre tra i primissimi, eh? Sempre tra i primissimi attivo, grande. Allora, andiamo a recuperare il link. Ecco qua, Twitch TV. Perfetto. Siamo on. No. Arrivo, scusate, ma sta cosa della storia devo farla sempre. Mettiamo lo swipe up. Perfetto. Buonasera, eccovi qua. Alessio, i due Alessio, Andrea, NDY, buonasera. Aerolandia, buonasera, ciao, stiamo bene. Sì, a parte c'ho un piccolo tagliato in bocca, quindi mi fa un po' male. Dovrei riuscire a parlare senza problemi. Buonasera Jacopo. Allora, che dolor. Fa malissimo Alessio, fa malissimo. C'ho un afta qua. Mamma mia. Allora, che si dice ragazzi? Stiamo bene? Stiamo bene? Vediamo un po'. Io ho fatto la storia. Adesso dovrebbero arrivare un po' di persone. Magari facciamo un messaggio sul gruppo Telegram. Siamo in live. Ecco qua. Come state? Com'è andata la vostra settimana? Siamo di nuovo qui a farci una bella chiacchierata. Oggi è arrivato il mio primo Orient, un Kamazu verde scuro. Cosa ne penso? Altair. Bel nome. Bello. Adoro il Kamazu. E non vedo l'ora di recensirlo. Tra l'altro me lo presterà probabilmente uno dei ragazzi che c'è qui in chat. E farò una bella recensione. Quello che penso di quell'orologio, l'ho detto un sacco di volte, è di fatto un Kamazu col vetro zaffiro. Quindi, not bad. Allora. Domande ancora non ne vedo. Lo so Vic, però purtroppo a quest'ora sono tengo duro, diciamo così. Mi capita quando mi lavo i denti di magari sfregare per sbaglio il palato o la gengiva e poi dopo un giorno bam, viene l'afta e mi fa un male cane per giorni. Sono abbastanza sensibile. Buonasera Tony. Buonasera. Allora, ragazzi, questa sera voglio superare i 102, perché settimana scorsa eravamo a 102, quindi mi raccomando, non paccate, rimanete con me, rimanete con noi, a parte gli scherzi, grazie per essere qua. Allora, l'Alovest, se forse lo prendevo da piccolino. I Chance, Dakar, cosa intendi? Cosa intendi? Forse... la carica dei 102. Allora, fuori con le domande. Fuori con le domande. Ma se volessi acquistare un Datejust nuovo in concessionario, dovrei mettermi in lista. Andrea, allora, so che ultimamente c'è carenza anche di quelli, pare, ma non è che non te li vendono. Vai, probabilmente non hanno quello col quadrante che vuoi tu, oppure il diametro che vuoi tu. Vai, chiedi, tempo 2 settimane, ma neanche, secondo me ti chiamano e vai a ritirarlo. Gaspare, buonasera. Eccoli che arrivano tutti. Buonasera, benvenuti ragazzi. Sento, vedo fermento in chat. Allora, che orologio indosso oggi? Mi sono appena tolto perché mi sono fatto la doccia da poco. È da 4 giorni che indosso il code 41. Veramente, veramente non me lo sto più togliendo.
E non perché me l'hanno regalato, ve lo giuro, è veramente un orologio particolare, non mi capita spesso di avere orologi così. E se mai deciderò di venderlo, per ora voglio godermelo, perché un orologio veramente unico nel suo genere, che tra poco recensirò. Mio zio ha un Everard d'oro, se vieni a casa mia puoi recensirlo se vuoi. E Andre, mi piacerebbe recensire tutti gli orologi, ma non è possibile. È molto particolare, confermo. Ha una cassa unica nel suo genere, che un po' lontanamente riprende alcune linee di Panerai, ma è molto più duro, molto più tagliente di qualsiasi Panerai. E è tutta lì la qualità, nella lavorazione della cassa. Oggi l'ho aperto, ho aperto il fondello e di fatto è un normalissimo ETA 2824 incassato in una cassa piena. È una cassa, non ha un ring di plastica dentro, non ha un ring di metallo, ma è una cassa di acciaio pieno con un foro con dentro il 2824. Quindi è molto molto pesante e molto massiccio proprio per questo, è un toc de fer pieno. Confronto con Seiko 5, chiede Dakar. Apriamolo subito e vediamo un po' di cosa si tratta. Che cos'è? Citizen. Oh. Allora, Citizen, solo tempo, Urban. Ah, beh, allora, questo prezzo non esiste. Questo qui è il prezzo di listino, Dakar. È assolutamente paragonabile, probabilmente superiore al Seiko 5, questo qua, perché incassa il movimento Citizen Miyota entry level, che è il Miyota Serie 8000, che ha la carica manuale, qualcosa che il Seiko 5 non ha e non ha mai avuto, almeno nelle linee basiche finora. E sì, molto molto carino, è un pochino grande. E a parte questo, che comunque il prezzo è alto, si trova anche a 100 euro, 105, 110, Citizen, sotto nome Vagari, che è un sottobrand di Citizen, vende orologi con questo stile di quadrante a 100 euro di listino, molto più bassi, quindi guardate anche i Vagari. C'è il G-Matic Pilot, non mi ricordo più come si chiama, bello, e mi sa che lo comprerò per fare una recensione. 129 braccialato, ma occhio perché i bracciali Citizen entry level fanno un po' pietà. Il nuovo Spinnaker mid-size Harrier, sì, però purtroppo mi hanno mandato una versione che non mi piace per niente, e tra l'altro l'ho già venduto. So che lo fanno tipo acciaio, tutto acciaio, non PVD nero, che mi fa proprio cacare. Vabbè, a discorso a parte, loro li mandano così, li prendono dal cestino e li mandano, però non pensano, non ti fanno la domanda quale vuoi. Però ne fanno uno con la ghiera e il quadrante blu, veramente molto bello, molto bello. Miyota serie 8, bello affidabile, costa il giusto. Si trova, ovviamente, non va comprato a prezzo di listino, che è alto, un po' meno si trova in giro. Seiko Tartle, il movimento 4R36, ha la carica manuale? Assolutamente sì, e anche il fermo macchina. Mirko, buonasera. Allora, Saba giochi. Ciao Marco, ho appena visto il tuo nuovo video. Ho trovato su eBay un Omega Geneve anni 80, placcato oro, che perde 15 secondi al giorno sui 270 euro. Il venditore ha un feedback del 99.4% positivo. Credo che si paga... Sì, ma vai tranquillo, Saba. Su un orologio vintage che ha ormai quasi 40 anni... 15 secondi in un giorno sono più che accettabili. Al limite fai una revisione e cerchi di portarlo al massimo della sua precisione, ma sono orologi da indossare per un giorno, una sera al massimo, quindi non ti accorgi neanche di questo scarto. L'ora la legge è sempre preciso. Non puoi usarlo sul tempo prolungato, chiaramente, perché è un vintage se non lo vuoi revisionare. Comunque sì, 270, però stai attento perché non è detto sia coevo. Capisci? Scusate il rumore, ragazzi, ma credo si stanno facendo la doccia. Sento rumore dall'altra stanza. Un concessionario Omega mi ha proposto il Seamaster 300, l'edizione di James Bond, a 4,9. Pensi sia un buon prezzo? Mettimi la referenza esatta, Tony, perché altrimenti non riesco a capire di quale parli. Antonio, benvenuto. Giulio, ciao. Allora, un concessionario... No, me l'hai già spammata. Grazie, Gaspare. Allora, mettimi il link con la foto, Tony Steele. Un Accutron? Mi piacerebbe recensire un Accutron. Allora,
Gaspare, iniziamo con un caffè. Grazie di cuore, Gaspare. Grazie mille. Un caffè, sì, il caffè a Dubai. Allora, Marco, quando la recensione di un Accutron, dicevo, un Accutron 2, di quelli nuovi, un Accutron vintage, non vedo il motivo di doverne recensire uno, non sono orologi da poter recensire. Un Accutron 2, un Precisionist, mi piacerebbe. Rolex Date, cosa ne penso? Penso, Andre, che è uno degli entry level più belli in assoluto, ne ho parlato nel video 5 Rolex economici. Ottima misura. Allora, ecco la referenza, poi aspetta un attimo che anche Alessio mi ha mandato un link, Wilson Crow ha lasciato un link a un articolo di Hodinkee. Articolo di Hodinkee. Ah sì, questi ne ha parlato Watchmaniac in un video. Non mi fanno impazzire. Sono sostanzialmente due, se così possiamo chiamarle, riedizioni, o meglio, neanche riedizioni, perché si avvicinano ma lontanamente ad alcuni orologi del passato. Uno è chiaramente il Seiko Panda, ma questa è un'edizione che già esisteva prima, solo senza logo Prospex e leggermente diverso. E questo qui si rifà al primo cronografo di Seiko, che era un monopulsante creato per le Olimpiadi adesso non ricordo l'anno, purtroppo, forse degli anni 60, metà anni 60. Comunque, incassano lo stesso movimento che è un automatico crono modulare di Seiko, che non urla. Eccolo qua, questo qui è il primo monopulsante. E vediamo se si vede il Seiko Panda. Eh sì, lui mette il Baby Panda, però in realtà è molto più Panda che Baby Panda. Hodinkee, allora, movement l'8R48 e ce lo andiamo a guardare. L'8R48 Seiko. Movimento dignitoso, assolutamente. Che si vede poco perché questi movimenti ancora non hanno avuto granché fortuna. Ed è un calibro modulo, un modulo cronografico. Vediamo, no, questo è un 4R7. Allora, posso? Ecco qua. Però fa un po' cacare la foto in termini di qualità, vediamo. Ecco, esatto, Presage. Sono piccolissimi. Non trovo foto del movimento, ma vi pare. Foto del movimento in alta risoluzione. Ecco, forse questa. A guardarlo sembra, non sembra neanche un calibro crono. Vero? Sembra un 4R35. Sì, è più o meno rifinito quanto i 6R. Di fatto è un 6R15, diciamo grezzamente, perché è più famoso è quello, con una parte modulare cronografica. Affidabilissimi, come tutti i movimenti Seiko. Però purtroppo hanno un prezzo di listino piuttosto alto, di conseguenza ne girano ben pochi. E non ne ho mai provato uno, perché non ne ho mai comprato uno. Buonasera a tutti. Non faccio più le live su YouTube a Aerolandia perché l'ho già spiegato un sacco di volte. Sono venuto su Twitch per monetizzare di più. E perché ci sono possibilità più interessanti per chi streama qua. Anche se purtroppo ci sono meno persone, ecco. Quello è il lato negativo perché tanti purtroppo non hanno la voglia di provare una nuova piattaforma. Allora. Ecco la referenza. Twitch, ah, fai big money, esattamente. No, beh, big money no, però almeno non mi rubano tutti i soldi delle donazioni. Allora. La referenza del Seamaster, dicevi 4.000. Ah, beh, sì. Allora, vediamo un po'. Devi controllare il prezzo di listino di questo qui. Adesso non me lo ricordo esattamente. Questo qui è il Seamaster Davide Cecchini. È quello che ha sempre Davide Cecchini al polso. Allora, è un orologio. Allora, 4.900 mi sembra. Però non mi puoi dire il prezzo di listino, gentilmente. Non mi ricordo neanche se sul sito Omega mettono i prezzi di listino. Allora, non la collezione. Eccolo qua, mostrare il prezzo. Allora, ti fanno un 1000 euro di sconto dal listino. Ti fanno 1000 euro di sconto dal listino, Tony. Non è niente male, ma secondo me si può fare ancora meglio. Tipo 4,5 sarebbe già un prezzo eccezionale. Sì. Anche se in effetti è un prezzo di listino piuttosto alto rispetto ad altri orologi di Omega. Prova a farti fare un prezzo un pochino migliore. Prezzo pieno infatti 6.000, 5.900.
Orologi piccoli, sottili, automatici sotto i 200 euro. Purtroppo non esiste nulla, Christian, con quelle caratteristiche che cerchi, perché i movimenti economici, spendendo poco, automatici, sono piuttosto grezzi e alti. E quindi non esiste. L'orologio automatico sottile fa parte dell'alta orologeria, bisogna andare su cifre ben più alte. Però se puoi accettare un orologio non troppo alto, c'è l'Orient Bambino, ad esempio, sia da 36 che da 41 mm. Però non è un orologio sottile, è un orologio classico, ma non sottile perché è un automatico entry level. Marco, in linea generale, richiede maggiore cura nella manutenzione un meccanico caricamanuale automatica? Allora, più è semplice un orologio è tendenzialmente più robusto. Di conseguenza, il rotore dove è attaccato la massa oscillante di un orologio automatico alla parte sotto, al modulo normale, praticamente di fatto si tratta di una complicazione in più. Quindi un orologio meccanico più è semplice, più è affidabile. Quindi un orologio a carica manuale, in linea teorica, ha meno complicazioni di tutti, quindi è più affidabile. Però dipende dai calibri, chiaramente. Non è che un calibro a carica manuale è sempre più affidabile di uno automatico. Dipende proprio. Se vai sulla stessa marca, magari a carica manuale io lo considero più robusto. Quando ho fatto la recensione del mio Hamilton a carica manuale, che ancora montava ETA ai tempi, non l'H, non mi ricordo più come si chiama, l'H30, l'H50. Adesso monta il Powermatic 80 anche sul carica manuale. Di fatto non è un Matic, ha 80 ore di riserva di carica manuale. E io mi ricordo che nella recensione dissi: è un 28-24 senza il rotore, quindi è ancora più affidabile. Se già il 28-24 è un mulo, questo è una versione modificata solamente con la carica manuale. Quindi top, veramente belli robusti. Il manuale ha più sollecitazioni alla corona. Dipende se quella corona è robusta e dipende. In realtà gli orologi a carica manuale hanno organi meccanici di carica molto più robusti di quelli degli automatici. Sono nati per quello. E se compri un orologio con una bella corona, tendenzialmente più le corone sono piccole e più si rischia di rompere la molla, perché hai meno feeling sulla resistenza di quando gira. Ad esempio l'Hamilton, che ha una bella corona grossa, un coroncione, quando lo carichi senti immediatamente quando si ferma. Così lo Speed, alcuni orologi Lady maneggiati da me, che sono un uomo, arrivo a fine corsa che neanche me ne rendo conto, perché la corona è talmente piccola. Quindi più un orologio a carica manuale ha la corona grossa e più il feeling di ricarica e quindi meno sforzo sulla molla si ha. Il mio Longines 30L lo uso molto meno spesso da quando gli ho messo la corona originale, perché è talmente piccola che faccio una fatica cane a ricaricarlo. Quasi lo preferivo prima col coroncione aftermarket, perché veramente era un piacere caricarlo. Adesso è molto piccola, scivola e ho delle dita che sono delle salsicce e faccio fatica. Marco, cosa ne pensi del Glycine Combat 6 36 mm Moonphase blu? Allora, Tazzi, aspetta che vado a vederlo che... Allora, Glycine Combat 6 Moonphase 36 mm. Minchia. Questo l'ha recensito qualcuno? No, Pierpaolo l'ha recensito, mi pare, ma non Moonphase. L'aveva recensito solo Tempo. Allora, non riesco a capire... Aspetta, non riesco a trovare il senso in un orologio che vuole essere militare, ma che al contempo presenta una complicazione, la complicazione del Moonphase. Un attimo che ti apro la foto. Di fatto ha forme molto militari come cassa. Glycine Combat. Probabilmente senza spallette di protezione sulla corona sarebbe stato più classico e con una corona un po' più piccola. È comunque molto bello. E Glycine credo incassi movimenti clone di ETA. Sì, adesso non ti so dire esattamente che movimento è questo qua. Però sono molto molto belli. Tutti i Glycine sono costruiti molto bene. Diciamo che fanno un po' di confusione sulle referenze e sulle versioni. Ad esempio
l'Ironman, ci sono fuori una miriade di versioni, purist, non purist, 24 ore, 12 ore, big size, mid size, classici, è un casino. Quindi in questo Glycine fa un po' effetto Invicta, infatti Glycine fa parte del gruppo Invicta. Hanno una miriade di referenze ed è un po' caotico capirle, però sono molto validi, veramente. Wrist check, l'ho fatto prima Riccardo, sto indossando il code 41. Chiamatemi scemo, ma mi piace. Appena collegato, benvenuto Gabri. Carlo, non ha importanza. Meglio il mio 7A48-7000 Moonphase. Carlo, belli, eh? Ottimo gusto. Però un automatico o meccanico Moonphase, diciamolo, ha un fascino diverso. Opinioni sull'Hamilton Ventura. Wilson, Alessio, ne ho parlato, no? L'orologio di Elvis. Aspetta, lo mettiamo per i pochi che non lo conoscono. Avete visto il mio ultimo video sulle aste? L'ho fatto per così, veramente di istinto. Vediamo se riesco a trovare. Ecco qua. L'ho fatto di istinto perché era un po' che me lo chiedevate e stavo aspettando l'asta giusta per trovare un pezzo interessante per offrirlo, no? E allora ho detto, ma perché non farci questo benedetto video? Anche se avevo la febbre, sono riuscito a fare qualcosa. Allora, orologio di forma unica. Questo qui dovrebbe essere il quarzo, ma c'è anche la versione automatica. È un orologio unico nel suo genere che io non comprerei mai, ma ne capisco l'iconicità. Ed era l'orologio, vediamo se trovo la foto al polso di Elvis. Eccolo qua. Era l'orologio di Elvis. Cioè, ed è solo per questo che Hamilton l'ha rilanciato. Di fatto. Era un orologio già unico ai tempi, proprio figlio di un'era di innovazione, con una formanse unica. Attaccare il cinturino qui deve essere abbastanza disagiante, ma è unico ed è particolare proprio per questo motivo qua. Io non sono grandissimo fan di Elvis, ma uno che va fuori di testa con Elvis, un orologio del genere da collezione assolutamente, automatico. Però non mi ricordo se lui aveva il quarzo o l'automatico. Sinceramente non mi ricordo. Non mi ricordo l'anno preciso del suo orologio. Marco, qualcosa di simile a Del Primiero con prezzi abbordabili? Chiede Antonio. Allora, qualcosa di simile a Del Primiero. A quale è il Primiero, Antonio? Ce ne sono una varietà assoluta, assurda di El Primiero. Indicami un'estetica più precisa, perché ci sono gli El Primiero De Luca, ci sono gli El Primiero con la ghiera girevole, ci sono gli El Primiero classici, Moonphase, scheletrati. È un po' un bordello, non è un modello iconico in una linea sola. Se parli dell'A386, magari possiamo provarci a trovare alternative. Marco, mi sai consigliare un orologio Pilot? Chiede Andrea. Con cassa inferiore a 40 mm, budget 2,250, Timex Expedition e quarzo, i vari Seiko Orient sono. Il Seiko 5, però quello lì è un militare, non è un pilot. 2,250. Ma guarda, facciamo una ricerca insieme. Pilot. Intanto vai a vedere i video di TGV che ha fatto sugli orologi pilot. Under 200. Quello che faccio io di solito quando non conosco un orologio è proprio cercare pilot watches under e ti metti una determinata cifra. Vediamo, escono cose veramente impossibili. C'è qualche Parnis style, no? Con questo movimento già manuale super cina che costano poco e sono molto carini. Però sotto i 40 mm un pilot mi viene in mente lui. Mi viene in mente lui, anche se cioè, direi che è molto più field watch che pilot watch. Questo qui è un Seiko 5 da 37 mm con quadrante molto militare, numeri romani, scusa, arabi. Di fatto ha l'estetica che ricorda molto i pilot, ma è più militare che pilot. Però è questa l'unica cosa che mi viene in mente. Però non mi ricordo la referenza. Aspetta, te la trovo immediatamente. Dammi un secondo. Seiko Military. Allora, Seiko Military quadrante nero è l'SNK 805 K2. La versione con cinturino verde. E in realtà,
sono identiche le altre versioni che hanno il quadrante leggermente diverso. Col cinturino verde è molto militare, no? Con il cinturino nero e quadrante nero si chiama SNK 809 K2. Eccolo qua. Quadrante nero e cinturino nero in stoffa. Allora, Steinar Doshan One è un po' privo di personalità, ma caspita che qualità, hai azzeccato. I quarzi Hamilton sono pessimi, guarda, pessimi. Gli ETA quarzi non sono male, a dire il vero, non so che cosa hai visto. A dire il vero, io evito sempre di comprare gli orologi al quarzo nuovi. A listino, cioè non esiste, sono veramente troppo overpriced, a volte con prezzi che non si discostano neanche tanto dalle versioni meccaniche. Dove conviene comprare un Vostok evitando elevati costi di spedizione o dazi? Meranom, Paolo. Su Meranom di solito non paghi neanche la dogana, io su due non ho mai pagato la dogana. Allora, ciao Marco, chiede sì, tuo cugino. Mio nonno mi ha detto che quando farò 18 anni mi regalerà il suo Rolex Datejust 16220 del 92 e vorrei sapere quanto potrebbe valere. Allora, se è completo di corredo, cugino, è un orologio da 4.000 euro, 3.000, 3.8, 4. Se è nudo e crudo, un orologio da 3.5. Se è in ottime condizioni, chiaramente, in ogni caso. Allora, Andre manda un link di un entry level. Che cos'è? Beh, cazzo, entry level. Non è tanto entry level. Questo qua, 500 euro, molto bello. 40 mm. 40 mm. Not bad. Calibro. Minchia che fondello. Movimento purtroppo non so qual è. Dovrebbe essere un Hamilton di quelli a 80 ore. Ormai li stanno aggiornando tutti. Migliori orologi in assoluto sotto i 1000 euro, secondo te? Dammi tre nomi, Carlo. I migliori orologi sotto i 1000 euro? Migliori orologi. Allora, se escludendo i micro brand. Allora, ti dico il miglior cronografo sotto i 1000 euro. Nuovo. Secondo me è il FOD per rapporto qualità-prezzo. Però. È un orologio da 200, non da 1000. Se mi chiedi sotto i 1000 per stare in quella fascia di prezzo lì, escludendo i micro brand, io ti dico che secondo me i Certina come diver sono da scoprire. Sono degli ottimi diver, bellissimi, molto originali. Per quanto riguarda magari i GMT, il più carino di tutti è forse il Mido con il 2893, perché è molto originale. Ma non è certamente il migliore. Cosa ti posso dire? No, vabbè, perché devo escludere i micro brand? Secondo me lo Zelos Horizons è uno dei migliori orologi sotto i 1000 euro. Come crono, se voglio stare in quella fascia di prezzo lì, sul nuovo, lo sappiamo tutti, c'è poco e niente. Anzi, c'è praticamente niente. Bisogna andare un attimino su e dico Hamilton Intramatic. Allora, benvenuto Saperro. Puoi consigliarmi un'alternativa economica al Rolex Explorer da 36 mm? Un'alternativa economica? Pah, ce ne sono una marea di alternative economiche, però quanto vuoi spendere? Quanto vuoi spendere? E questa è la domanda. Ce ne sono, guarda, ti metto qui, però questi non sono troppo economici in effetti. Rolex Explorer. Quindi tu lo vuoi con il quadrante 369 necessariamente? Guarda, ho trovato questo. Ho trovato questo qua. Non male, eh? E caspita, c'era quel 6 colà che
Che fine. Non mi ricordo più come si chiama quella referenza lì. New Seiko 369. Ah, non mi ricordo più. Se, vi ricordate, ragazzi, quelle referenze create in edizione limitata per il mercato giapponese poche settimane fa che hanno presentato in coppia? C'era un modello molto militare che ricordava palesemente l'Explorer. 369. Allora, Dakar, è quella la referenza, ma purtroppo non mi ricordo come caspita si chiama. Ne abbiamo parlato qualche live fa, eh. Però fammi controllare. Allora, New Seiko 2019, vediamo un attimo se lo trovo. Era un'edizione limitata, eh. Quindi di difficile reperibilità se vuoi metterci le mani sopra. Vediamo qualche minuto di ricerca, qualche secondo di ricerca se riesco a trovarlo, ma purtroppo lo sappiamo tutti che Seiko con le nuove pubblicazioni, con le nuove uscite, soprattutto se Limited Edition ha un reparto marketing terribile. Di conseguenza non vengono pubblicizzate né sul sito vero né tramite blog quasi mai ed è un casino, quindi non lo trovo. Caspita. Era una coppia di orologi con movimento 4R molto molto belli, realizzati in esclusiva per un rivenditore, mi sembra. Vediamo se li ha trovati, Antonio. No, questo qui è un altro comunque. Ecco qua. Allora, Antonio chiede praticamente una variante economica, un orologio che si possa prendere sullo stile dello Zenith del Primiero Chronomaster Moonphase. Questo qui è quello d'oro, però. Io ho, ad esempio, quello in versione. Scusate. In versione tutto acciaio. Ti posso dire il Longines Master Collection. Il Longines Master Collection Moonphase. È una bellissima cosa, ad esempio, no? È un po' diverso, chiaramente. Costa anche lui un bel po'. Costa 2500 euro. Però, secondo me, non c'è veramente niente di meglio su quella fascia di prezzo se si cerca questa estetica, anche come rifiniture, qualità del quadrante e blasone del marchio. Caspita, che meraviglia. Questo qui è proprio bello, mi piacerebbe tanto recensirlo. Valjoux 7751, calendario completo. Allora. Longines Big Eye o Hamilton Intramatic 68? Due anime vintage? Io dico Big Eye tra i due. Anche se credo. Aspetta un attimo. Mi pare che il. No. Non, no, infatti, l'Intramatic 68 monta il 7753 con rinominato Hamilton. Il Big Eye monta il calibro realizzato in esclusiva per Longines con ruota colonne. Con anche lì su partenza 7753. A livello tecnico, il Big Eye è una bomba. Veramente una bomba. Consiglio, orologio carica manuale non automatico. Oltre all'Hamilton Kaki Kanikal, Seguil 1963 e le sue varianti. Scusa, mille domande diverse perché voglio mille orologi. Allora, Andrea, orologio a carica manuale, no, non, cioè, non pensare che siano così facili da trovare perché è difficile che una marca ti venda un orologio a carica manuale. Al giorno d'oggi sono quasi tutti meccanici. Dai un'occhiata all'Orient, super entry level, c'è questo qui. Eccolo qua. L'Orient Monarch è un caricamanuale molto, molto particolare. Guarda che razza di roba. C'ha la riserva di carica sopra, quindi perfetta per la carica manuale. Quadrante classico. Questo in effetti potrebbe essere un buon pilot watch, anche se è molto breghé e molto elegante. L'ho sparata grossa, eh. Questo è un caricamanuale interessante. Poi c'è lo Junghans Max Build 34 mm, l'Hamilton che ti ho detto prima, e i vari Seagull ST19 che hai citato anche tu.
Non c'è moltissimo, nella fascia entry level. Il primo quarzo no, Ariolandia. Il primo quarzo l'ha fatto Seiko nel 69 con il Seiko Astron. Il primo Seiko, il primo orologio dal quarzo da polso ha fatto Seiko. Mi piacerebbe una tua opinione, Marco. Sono indeciso tra due orologi. Il nuovo Black Bay da 41 e l'Omega Seamaster Diver 300. Inoltre, ragazzi, io credo di aver dimenticato di alzare il bitrate dalla scorsa live che abbiamo crashato. Ditemi se si vede o si sente, e si sente bene, perché potrei aumentare in effetti la qualità. Ciao, amore. Allora, tra Black Bay da 41 e Omega Seamaster Diver 300, cosa ne penso? Allora, a livello di rifinitura di movimento, giolungato, l'Omega Seamaster non c'è paragone. Cioè, il coaxial, a parte le innovazioni, proprio a livello di estetica e di rifinitura, è più bello da vedere dei calibri di manifattura Tudor. E nell'orologeria, se un movimento è bello e rifinito, è meglio. Affidabilità a parte. Ed è un po' quello che si cerca, la rifinitura e l'artigianalità, se così possiamo dire, anche se si fanno a macchina i movimenti ormai, almeno quelli di quelle fasce. Tra i due, dipende cosa cerchi. Se cerchi un diver massiccio, robusto e chiaramente che ti ricordi un po' di più lo stile Rolex, Black Bay. Però tra i due, se la misura è più o meno la stessa, il Seamaster è da 42, preferisco il Seamaster, perché il Black Bay, dopo aver scoperto il 39 mm, il 58, per me quello è il Black Bay. Da 41 lo considero troppo sgraziato. Così come considero sgraziato l'Omega da 41, anzi da 42. E purtroppo non posso, cioè io il massimo che posso fare è 7,20. Però ora quanto sto streamando? Sto streamando più basso? Credo di non poter modificare i parametri mentre sono in uscita. Sto streamando a stream generale, audio, video. Sto streamando a 5,40. Non posso modificarlo se sono in live. Purtroppo oggi ve la beccate così, ragazzi. Marco, quando il video col papà di Manuel? Penso dopo Natale. Penso dopo Natale, Carluzzo. Un po' di off topic. Perché non parlare un attimo del tuo progetto gaming che ci hai dato pochi giorni fa? Subconscio, grazie. Allora, dato che possiamo approfittarne, comunque se siete qua vuol dire che mi volete un po' bene. Allora, quello che vorrei fare, quello che se mi conoscete, mi seguite da un po', sapete che sono un appassionato di videogiochi. Quello che vorrei fare è sfruttare questa cosa per creare più contenuti su Twitch e al contempo anche sbloccare di fatto la modalità partner, perché io su Twitch non sono ancora partner, semplicemente perché non faccio abbastanza live al mese. 4 live in un mese non ti fanno diventare un partner, ne servono almeno 7. E di conseguenza ho pensato, ma io, caspita, gioco abbastanza spesso a giochi belli, comunque dove si può chiacchierare anche di altre cose, oppure giocare insieme a voi. Quindi magari fare qualche live extra, proprio di puro gameplay, per cazzeggiare un po' insieme, che non tolgano spazio a quelli degli orologi, sia chiaro, perché sono proprio live in più, e io non gioco a LOL. Ho pensato, caspita, domani esce la Master Chief Collection di Halo su PC, e io me lo voglio comprare, perché non streamare un po'? Perché no? No, LOL mi ha sempre fatto cagare, veramente, non mi è mai piaciuto. Posso comunque acquistarlo con PayPal, pagarlo con PayPal, e quando mi arriva vado a vedere se è tutto Coevo, altrimenti rimando indietro. Comunque, allora, prima di comprarlo verifica se è Coevo, prima di comprarlo. Guarda le foto, fatti mandare le foto. Perché non fare una recensione in live? Ci hai pensato? Recensione in live, Carlo, ciao. È un'idea interessante, ma secondo me è un po' troppo caotico. L'unboxing live a reazione a caldo secondo me funziona di più, perché in live la gente continua a fare domande e una recensione in live
Anche perché io ho bisogno di provarlo con calma un orologio e vado in panico se devo stare in live. La mia complicazione preferita? Probabilmente sono i crono. Anche i GMT li adoro, eh. Purtroppo non ho ancora un GMT in collezione. Ciao Marco, ciao Shets. Ci sono troppi tempi morti, non si può fare una recensione in live. È troppo difficile, Carlo. Orient Ray 2 come primo orologio automatico. Pregi e difetti, lo consigli? Allora, preparati ad un bracciale probabilmente un po' rumoroso. Perché ha praticamente è un bracciale piuttosto stock, con i finali vuoti. Ma una volta abituato a questo, o semplicemente tolto e mettendoci un cinturino in gomma o un nato, qualsiasi altra cosa, è un orologio meraviglioso, ben costruito, ben lavorato, sub 200 metri, automatico, carica manuale, calibro di manifattura, quadrante stupendo, indici applicati, soleil. Aspetta, ti leggo subito, Davide, grazie. Grazie. Dicevo, soleil è un entry level che per quello che costa, secondo me, è il miglior orologio sul mercato. Non ha rivali sulla stessa fascia di prezzo, almeno nello stile. E l'unico rivale che lo batte è il Kamazu, di fatto, che è la versione con vetro zaffiro, che settimana scorsa si portava via a 148 euro. Cioè, incredibile, veramente. E un po' me ne sono pentito di non averlo preso, ma mi rincuora il fatto che tanto me lo presterete voi per la recensione, quindi... L'ho già recensito il Mako, quindi comprarne un altro di fatto non avrebbe avuto granché senso. E questi ti ho elencato tutti i pregi. Come vedi, di difetti non ne ha molti. È un orologio che di solito è piuttosto preciso nella regolazione, molto robusto, che potrai usartelo al mare, nella vita di tutti i giorni. Molto bello. L'unico difetto è il bracciale, secondo me. E il Mako 2 rispetto al Kamazu al vetro minerale. Di conseguenza, se lo sbatti e lo graffi, è molto... cioè, il graffio si vede e non c'è modo di tirarlo via. Stessa cosa sul Kamazu, cioè se graffi un vetro zaffiro non c'è modo di cambiarlo o di lucidarlo, cioè rimane. Però è molto 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 difficile graffiare un vetro zaffiro. Un vetro minerale è molto resistente, ma nel lungo periodo, se l'orologio lo usi tutti i giorni, soprattutto al mare, con la sabbia, l'orologio, il vetro finisce per opacizzarsi. Quindi, se vuoi farne un uso moderato, o comunque stando abbastanza attento al vetro, che è un minerale, va bene il Mako 2. Se vuoi un orologio in tutto e per tutto superiore, spendi quei 30 euro in più e ti prendi il Kamazu e compri una mina veramente. Sto panicando, ti prego rispondi, chiede Luca 18. Il mio Seiko 5 dopo 7 mesi ha iniziato a perdere più di un minuto al giorno. È normale? Non è normale, probabilmente Luca si è magnetizzato. Un minuto al giorno. Cioè, dopo 7 mesi? Probabilmente non era preciso neanche all'inizio. Vai dall'orologiaio, magari ti dice se è magnetizzato, se non è magnetizzato, o se magari ha semplicemente bisogno di una regolazione. Magari si è... che ne so, si è... ha avuto un urto, qualcosa che ha spostato leggermente il bilanciere ed è di conseguenza meno preciso di prima. Vai, fallo regolare e vedi un po' come va. Non so dirti l'entità del problema da qui, purtroppo, ma capita che i Seiko non siano precisissimi. Però dopo 7 mesi, un minuto al giorno è tanto. Fallo regolare. Buonasera ragazzi, come state? Benvenuti a tutti quelli che... Oh, cazzo, non ho ancora letto Davide. Allora. Davide, grazie mille per la donazione. Scusa, mi ero un attimo perso. Allora, ciao Marco, Rolex Day Date, referenza 1803, cinturino in pelle senza scatola garanzia. Cazzo, 5.500 euro, sì? Sì, ottimo prezzo, full gold, Day Date, sei in ottime condizioni, why not? Anzi, metti via i soldi anziché donarli a me, prendilo. A parte gli scherzi, grazie mille per la donazione. 5,5 non è niente male, considerato che con il bracciale e con il bracciale President full gold te lo vendono anche a 8, nudo e crudo ormai.
Valuta però perché la scatola della garanzia e tutto il corredo del Day Date sono bellissimi, sono proprio unici nel panorama Rolex. Vai a vedere il video di referenza del tempo, l'hanno appena fatto sulla storia del Day Date, fanno vedere anche le scatole. Cosa significa magnetizzato? Aerolandia significa che la spirale del bilanciere o comunque i ruotismi o altre cose, adesso non ricordo esattamente, ma in genere la spirale del bilanciere in materiale metallico ha preso dei campi magnetici e si è praticamente magnetizzata. Di conseguenza la spirale, le lamelle toccano l'una con l'altra, può capitare o ha semplicemente una forma leggermente deformata a causa del magnetismo che comunque... fa come posso dire, si attacca a se stessa o con altre parti metalliche dell'orologio, di conseguenza non va preciso normalmente come dovrebbe andare. E per questo gli orologi che hanno spirali in silicio o in materiale sintetico non soffrono di questi problemi. Così come gli Omega nuovi, così come no, gli Omega nuovi, no, i coaxial, ora non mi ricordo se hanno la spirale anche lì in sintetico o hanno, no, in realtà è tutto il resto. Tutto il movimento è costruito in modo tale da essere resistente al magnetismo. Però, ad esempio, i nuovi Powermatic 80 Silicium hanno la spirale in silicio. I nuovi Rolex hanno la spirale in parachrome, che è di fatto silicio. È una lega plastica. Anche i Tudor hanno la spirale in silicio. E non è un male avere materiali innovativi. Anche se. Dato che sono nuovi, qualcuno ha dei problemini ogni tanto perché sono materiali sperimentali ancora. Allora, il mio orologio di fiducia potrei fartelo vedere incollando qui il link. Ma mettimelo, posso provare a darti una mia opinione, ma non sono super esperto di Rolex Vintage, cioè. Potrebbe magari avere qualcosina che non va e potrei non accorgermene. Al massimo lo guardiamo e posso giudicarlo. Ma se vuoi una perfetta, come posso dire, mamma mia, non sono italiano stasera. Se vuoi un resoconto più preciso, non sono la persona giusta. Marco, i bracciali in metallo a finali dritti, in quali casi hanno una buona resa estetica? Bracciali in metallo con finale dritti. In quali casi hanno una buona resa estetica? Dakar, fammi un esempio di un modello di cui parli. Perché. Mandami uno screen, per favore. Becho, lo devo recensire il Pilot. Mi sto dilungando un po' troppo. Però giuro che lo faccio. Ricordo il Rolex Explorer 1. O due, scusa, ricordo, ho letto male, ho confuso. Preferisco Rolex Explorer 1 o 2. Nelle nuove referenze, tutta la vita l'1. Nelle vecchie referenze, tutta la vita l'Explorer 2. C'è un Seiko 5 su Amazon sotto i 100 euro? Ah, la faccia, non capita spesso. Ma è un modello da uomo? Eh sì. Anche se, ragazzi, sappiatelo, su eBay si trovano sempre sotto i 100 euro i Seiko 5, almeno si trovavano. Se volete, sta su Amazon e prendetelo pure dal mio link affiliato. Allora. Se ti fa sentire meglio, ho appena revisionato il mio Omega manuale, mi perde 5, guadagna 5 minuti al giorno, perché non ricordavo se li perdevo o li guadagnavo. Quindi mi toccherà stare altri 2-3 mesi senza. Mannaggia, rip. A me domani arriva il Lunar, non vedo l'ora. Goditelo. Allora, Seiko Sub 035. L'abbiamo risposta sempre quella domanda lì. Christian, me l'avete chiedete in ogni live. No, probabilmente mi avete chiesto Viso Date contro Relocker. Comunque, probabilmente a livello qualitativo di movimento è superiore il Tissot. A livello di rifiniture estetiche all'esterno e di lavorazione cassa, vince Seiko. Domande, ragazzi, voglio domande. Voglio domande. Benvenuto Rapivece.
non è un problema il ritardo, ma per carità. Un po' mi mancano tutte le live, tutte le domande della live di YouTube. Sta cosa che il pubblico di YouTube è così poco pronto a cambiare piattaforma, o semplicemente non lo sa che sono andato qua. Magari pensano che ho smesso di fare le live. Marca Edox. Edox. Non mi è nuova per niente. Non mi innova per niente. Anche se credo sia un marchio antico, credo rivitalizzato da poco. Allora, credo siano di qualità, però vedo soltanto dei rendering. Vedo che, ad esempio, andiamo sul sito, Mastri Orologiai dal 1884. Ok. Vai sul sito e vedi orologi sicuramente validi, però questo è un omaggio. Questo è un omaggio. Questo è abbastanza particolare. Sono tutti abbastanza originali, però vedi, omaggio. Questo non si capisce che cos'è, sembra un omaggio del Maurice Lacroix sub. Mi stiano apparendo veramente un sacco questi nelle pubblicità di YouTube ultimamente. Ho visto qualche movimento, hanno ETA, hanno Unitas, ETA Unitas, quindi ottimi calibri, sono tutti ottimi calibri, però c'è da vedere quanto siano validi dal vivo, le rifiniture, quelle sono solo render, quindi non lo so. Sulla scheda tecnica non sono malaccio. Sui diver, in genere, stanno bene solo i bracciali a finali dritti, con maglie a chicchi diviso, ma pur lasciando spazio tra le anse. Su altri tipi di orologi, lo stesso spazio non è visto bene. A me personalmente lo spazio vuoto non dà fastidio, sono strano io. Allora, il maglia Milano, secondo me, o il chicchi diviso, sta bene su qualsiasi ansa. Su qualsiasi ansa dritta. Il Visodate, io lo indosso e c'ha il maglia Milano ed è molto molto carino. Vediamo qui se ho qualcosa da farvi vedere su questo stile qua. No, al momento qui ho tutti i bracciali con finali pieni. Però ad esempio, questo qui è il bracciale del Code 41. Hanno deciso di metterlo praticamente sull'orologio per così. Vediamo se riesco. Ecco qua. Hanno deciso di metterlo sull'orologio così. Non ha i finali, ma è comunque molto carino. Di fatto, più un orologio deve essere versatile, più è importante la presenza dei finali, perché comunque lo rendono anche più elegante, no? Il buco è troppo sportivo, è proprio da orologio. Il diver con il buco e il chicchi di riso o maglia Milano è eccezionale, ma lo rende molto molto sportivo. Ciao Marco, ciao Giufrava, non Fava, scusa. Allora, ti avevo detto qualche giorno fa su Instagram, volevo sapere cosa ne pensavi dell'Orient Oyster. L'Orient Oyster è l'omaggio del Day Date, se non sbaglio. Esatto, sì, l'Orient Day Date. Allora, ne ho parlato abbastanza spesso anche di questo, ma riparliamone, perché no? È un orologio validissimo. Ha la corona a vite. Questo qui, tra l'altro, acciaio oro, fichissimo. Ecco qua. Ha la corona a vite. Vediamo se riesco a metterlo così. 100 metri di resistenza all'acqua. Vetro zaffiro. Soleil. Day Date. Insomma, è un orologio validissimo per il prezzo. Mi sembra che sia pure 36 mm. Mi sembra sia 36 mm. Esatto, 30. 36 mm, 39,5 con la corona, ma non c'entra niente. Quindi è di fatto un day date della Orient. E a livello costruttivo, vedi, fondello a vite, clasp, bracciale con maglie piene, insomma, un bello orologino, bello orologino. E la cosa veramente figa è la corona a vite. Che minchia, quando c'è, ragazzi, non è mai una cosa scontata, soprattutto negli orologi eleganti.
Quindi un orologino del genere lo puoi mettere al mare, lo puoi mettere in situazioni più versatili, un po' come il Day-Date. Per chi cerca un bell'omaggio di quell'orologio lì, del President, va benissimo. Seiko 5 Military 21 Jewels Black Dial Automatic. Vabbè. Per te su eBay 83 euro sono al più del mio compleanno di 13 anni. Aerolandia è il suo prezzo più basso possibile quello. Vai e colpisci. Sì, ma quello stile mi ricorda il 60% degli orologi che durante la crisi del quarzo copiava Rolex. Esatto, quello fu il periodo di esplosione un po' della moda Rolex negli anni, alla fine degli anni 80, quindi crisi del quarzo, tutti volevano il Datejust e tutti hanno copiato il Datejust. Eh sì. L'Acutron Space View, cioè tra i primi Acutron bellissimi. Difficilissimi da riparare se poi si rompono, ma sono orologi da collezione da usare il meno possibile. Che hanno fatto la storia dell'orologeria con un movimento avveniristico pre-quarzo, bellissimi. Allora, lo Yungans vale tutti i suoi soldi. O lo paghi molto di più il marchio o il design? Paghi un sacco il marchio o il design, Christian. Quando ti ritrovi tra le mani uno Yungans, senti tanta qualità, ma è un orologio molto semplice, non ha la corona a vite, non ha una resistenza all'acqua, non è COSC, non è altro, però paghi il design perché è unico. E diciamo che sono cari, ma non super cari, cioè costano il giusto, secondo me. Tipo il solo tempo, l'automatico, il Max Bill Automatic costa 800. Diciamo che a 600 sarebbe stato veramente un best buy per chiunque. 800 inizia ad essere un prezzo di riutilizzo. Opinione sul Citizen NY0071. NY0071. Ricordo la referenza. Ah sì, è il Super Titanio. Bello. Bello, bello. Aspetta qua, aspetta. Allora, è di fatto un ghiera verde tipo l'Hulk, no? Di Rolex. Perché, oh, vabbè, non è un omaggio questo, ragazzi. Assolutamente no, non sto dicendo questo. Però le linee chiaramente ricordano il ghiera verde Rolex perché le ha fatte diventare iconiche lui. Tutto in titanio. Mi pare che sia proprio tutto in titanio. Movimento Miota serie 8000, 8215. Niente male per il prezzo, considerato il fatto che è in titanio. Molto, molto carino. Veramente bello. Tudor Eritrash Black Blade 36 mm, braccialato, si trova usato? È difficile trovare orologi del genere usati in loco, cioè nei negozi, devi prenderlo su Crono 24. Lo pagherei un 30-35% in meno del listino. Tipo il Kermit, esattamente, Federico. Buonasera. Che mi dici di questo? Bello, questo qui è dell'Era Tissot Omega. Cerchiamo di capire il movimento. Allora, semplicissimo Tissot automatico, è un Seastar. La linea Seastar è molto antica, come potete vedere. Vediamo un po' le foto. Ha la corona sua, cassa acciaio, quadrante suo, fibbia sua, cinturino originale, pare. Minchia, è NOS. Non so se è NOS, ma è tutto suo. No, non è NOS. Però è utilizzato pochissimo. Veramente pochissimo. E non ci sono foto del movimento, ma questi Tissot qua vengono dall'epoca Omega Tissot. Quindi ha un movimento che dovrebbe essere fatto da Omega. Offerta puoi fare? Ormai è arrivato a un prezzo altino. 3,50. Massimo.
usando il portatile con il mio SKX 013 c'è il rischio che tazzi, non credo proprio. No, no, il magnetismo sugli orologi avviene magari appoggiandolo sul frigorifero, sul forno a microonde, pare, vicino a televisori, quelli vecchi, ma non penso che il portatile dia problemi, assolutamente. I Seiko 5 Jajo non si trovano nei negozi fisici, purtroppo. Non li distribuiscono in Italia, i pochi negozi fisici che li vendono sono a piccoli rivenditori privati, tipo quelle piccole gioiellerie che si trovano magari in centro città, in metropolitana, quelli dei cinesi che hanno tante marche, perché magari li importano loro tramite internet e poi li mettono in vetrina, ma poche referenze, non sono concessionari ufficiali. E no, non si trovano in negozio. Mi pare proprio di no. Cioè i Seiko 5, se vai in concessionario Seiko, non ci sono. È quello il prezzo, Christian. Vale 300 euro. Un orologino da 300 euro. Però è molto ben messo, quindi forse... No, 300, 320. Il Sarb... Ma sono due orologi molto diversi. Se vuoi un orologio che sia uno dei tuoi primi, Christian, io ti direi di prendere il Sarb nuovo perché ha un'altra affidabilità. Turnograph 116 del 164, corredato del 2008, in ottimo stato. 6.000 ci sta. Troppo, Mirko. Troppi soldi. Mi sembra veramente eccessivo. Io direi un po' meno, anche perché è una referenza ben poco ricercata. Meno. Io tirerei giù a 5. Sì, solamente online, Giagio, ma niente paura. Tutti noi abbiamo comprato il Seiko 5 su internet. E lo amiamo comunque. Ma non c'entra che è nuovo. Non è un nuovo, Christian. È un orologio che è fermo da 40, 50 anni. Non è nuovo. Magari sembra nuovo perché è in condizioni pari al nuovo. Ma il movimento va revisionato. Senza ombra di dubbio è un vintage. Sono movimenti di una volta che se lo compri... Se te lo vende revisionato perfetto è un altro conto. Ma se vuoi farci affidabilità e uso quotidiano non c'è paragone con un orologio nuovo. Anche se è in condizioni pari al nuovo. Perché magari gli oli si sono seccati. Magari c'è qualche parte dentro che cavolo ne sai, va revisionato tutto il movimento e ti costa altri 200 euro. Attenzione. Ciao Bassani, ciao Andrea. Bassani 86. Ciao Marco, come stai? Benone. Eberhard Scaphograph, 36.000 oscillazioni. Cosa ne pensi? Ecco qua, andiamo a vederlo subito, Andrea. Scafomat, scusa, ho letto male. 36.000. Tra l'altro oggi ho fatto un po' di studio e ho scoperto che il primo brand della storia ad aver utilizzato le 36.000 oscillazioni è niente meno che Girard Perregaux con il Giromatic HF High Frequency. Non mi piace per nulla, Andrea, non mi piace. Devo essere sincerissimo, non mi piace. È questo qua? Con le lancettone grosse? Aspetta. Non mi ispira. Confermami se è questo. Non mi fa impazzire. 74. No, ho spostato la grafica. Meglio che la blocco, eh. Devo bloccare tutto, credo. Tanto non sposto niente, a parte in questa schermata non sposto niente. Esatto. 74 persone, dicevo. Caspita. Bene, bene, bene. Mi piacerebbe provarli, vederli dal vivo prima. Nada, mi accontenterò. Non puoi, mi spiace. L'unico modo per provare i Seiko 5 è al polso di altri appassionati nei raduni. O di altri ragazzi della tua età che ce l'hanno, ma è difficile. Non sono tanto diffusi. Vorrei un crono, ma sono indeciso su un budget da 1.500-2.000. Cosa mi consigli? Saperro, hai guardato il mio video sui migliori crono sotto i 1.500? Sotto i 2.000? Parliamo di NOS, va usato o conservato? Ottima domanda e bella discussione, Alessio. Ovviamente va a piacere, ma qual è la tua filosofia in proposito? Cos'è da più appassionato? Allora, quando si compra un orologio in condizioni NOS, dipende anche dall'orologio. Ad esempio, se trovi un fondo di magazzino di un bell'orologio accessibile che paghi poco,
lo stai pagando comunque un po' di più della media rispetto agli altri di quella referenza perché è in ottime condizioni. Ma vale assolutamente la pena di usarlo, perché comunque sono orologi entry level, tipo quel C-Star di prima. Altro discorso, secondo me, per quanto riguarda magari un Rolex in condizioni NOS, da collezione, scatole garanzia, abbastanza raro. Sono rari gli orologi NOS di un vintage Rolex. Cioè, cazzo, se vuoi comprare un 16610 NOS mai utilizzato con le pellicole per usarlo, sei un po' scemo. Nel senso, comprane uno già un po' vissuto, che tanto poi si graffia. In quel caso, sono orologi da investimento. Io la penso così, almeno sulle fasce di prezzo alte e sulle marche collezionabili. Ma su orologi basici, qualche Seiko, qualche Svizzero entry level, compri un NOS, lo compri in quanto bello orologio, bellissimo, quasi seminuovo, ma te lo godi. Cioè, non ha senso, perché non sono orologi che hanno una possibilità di aumentare. Se hanno già al loro picco massimo, quindi cioè, li stai prendendo perché sono belli. Non stai pagando la collezionabilità. Capito? Almeno, io la penso così. Te, il tuo pensiero riguardo invece, Alessio? Allora, ho da poco preso un Seiko SRPC 41K1. Cosa ne pensi? Io personalmente li trovo molto bene. L'SRPC 41K1 è il Turtle, mi pare. Non mi ricordo quale. No, è il Mini Turtle, ecco qua. Bellissimo. L'unica cosa che non mi piace di questo orologio qui è la lente magnificatrice. Però io lo trovo fantastico e mi piacerebbe anche comprarlo per recensirlo e anche, perché no, tenerlo. Bellissima referenza, Pepsi, super classico. Ed è finalmente una linea un po' fresca nel panorama Seiko, perché è già un instant classic, ma è un moderno. Bellissimo, lo trovo fantastico, calibro eccezionale, date, molto semplice, però forse senza lente sarebbe stato meglio, unico neo. Bellissimo, veramente stupendo. La lente si può togliere easy cambiando vetro? Cosa ne penso del Breitling Aerospace Evo? Scopriamolo insieme. Breitling Aerospace Evo. Ah, ok, minchia, figo. Questo qui non è l'orologio per me. Ma ad esempio parlavo giorni fa con un mio amico che è appassionatissimo di orologi digitali e gli piacciono un sacco gli orologi intanto super precisi, ma con indicazioni dell'orario, o comunque credo che questo indichi l'orario su questi LCD. Comunque orologi di questo tipo, no? Non fa per me, perché io ad esempio, quando si vanno a spendere certe cifre su un orologio, io vedo sempre non l'investimento in termini di denaro, ma l'investimento in termini di durevolezza e di affidabilità nel tempo. Io un movimento del genere, così come i vecchi Breitling vintage ibridi con lancette e digitale, quelli se si rompono non c'è niente da fare, bisogna buttare via tutto e cambiare il movimento. Stesso discorso penso che si potrà applicare a questi qui tra una decina d'anni, una decina no, magari una ventina d'anni. Saranno orologi molto affascinanti, ma irrecuperabili se rotti. In ogni caso, affascinante, ma io non riesco a preferirlo a un orologio normale meccanico. Sono varianti interessanti, sicuramente. Oh, grazie Marco, aspetta, ti leggo subito. Ti leggo subito, non ho sentito la donazione. O forse ancora non è apparsa, poco importa. Ciao Marco, ti ringrazio per tutto quello che fai e per la compagnia che ci dai ogni lunedì sera. Grazie di cuore Marco, per me è un piacere. E ormai vedo che sta diventando un rito come prima anche il lunedì sera su Twitch, e spero vi piaccia anche la nuova piattaforma. Ti ringrazio tantissimo, è un aiuto enorme, grazie. Allora, Morris, oh ciao Morris, allora... Marco, è solo una mia impressione che Tudor stia andando in bolla a stile Rolex? Ho visto col tempo che i prezzi sono aumentati. Non è una bolla, i prezzi sono aumentati per il listino. Ma nel secondo polso i Tudor si pagano meno del listino. Non esiste nessuna bolla finché il prezzo di listino
non viene superato. Per quanto mi riguarda, è quello. Nel senso che l'azienda, se aumenta i prezzi di listino, è perché l'azienda ci guadagna e vede che sta vendendo. Se Tudor con la linea Black Bay ora sta avendo un successo enorme, è sacrosanto che aumentino i listini. Quel giusto che basta per guadagnare di più è un'azienda. Deve stare lì per campare, per far dare gli stipendi ai suoi dipendenti, è un lavoro, cioè, ragazzi. Quindi, il discorso Rolex è un altro. Morris, se guardi i Rolex sportivi di secondo polso costano più del listino, quella è una bolla. A meno che domani Rolex fa diventare i listini il doppio di quelli che sono adesso per allinearsi con il mercato, per cercare di dargli un po' più di sostanza a questi prezzi fantasiosi. Però no, Tudor non è una bolla, perché non capita mai che un'azienda abbassa i prezzi di listino di sti tempi. Quindi, a meno che proprio c'è la crisi della terza guerra mondiale che fallisce Tudor, o che fanno scendere i prezzi di listino. Non sono prezzi di listino. Come si blocca? Come si blocca? Ancora? E mi incacchio però, eh. Se si blocca ancora mi incacchio, cioè non ha senso. Devo fare uno speed test, aspetta. Dai, no. Non credo. Esatto, dovete chiudere e riaprire la pagina, ragazzi. Io sto andando a 5 di ping con 30. Non sono in crash come settimana scorsa. Grazie al minchia che sono cagato sotto. Allora, Alessio credo abbia risposto. Parto rispetto alla domanda che abbiamo fatto prima, che ha fatto prima sui NOS. Parto dal presupposto che certi orologi li prendo per indossarli, altri li prendo solo per collezione, per motivi storici, di design o di tecnica, che siano pezzi da 100 o 10.000 euro. Ovviamente se si parla di cifre elevate cerco di trovare un buon rapporto uso-prezzo, come hai detto te riguardo al sub. Sì, però secondo me, ad esempio un sub con le pellicole, perché all'epoca li consegnavano pellicolati, un sub anni 90 NOS, cioè nel momento in cui tiri via le pellicole e lo indossi ha già perso il valore che hai speso, quindi che cazzo, cioè non ha senso comprarlo a un prezzo così alto per indossarlo. Ne compri uno vissuto da indossare e mantiene il valore. Cioè se vuoi comprarti un NOS in quel caso è pura collezione. Se invece vuoi cioè capito, cioè nel discorso Rolex è poi tutto un suo discorso, perché le pellicole fanno aumentare tipo del 10% il valore. Ma l'app di Twitch che ogni tanto va da cane, se non è aggiornata. Eh sì, l'app di Twitch sul telefono ogni tanto ha dei laghini. Io guardo streaming e non ho mai problemi. Su alcuni telefoni magari va refresciata la pagina ogni tanto. Marco, mica ti posso mandare il link di eBay per vedere se è coevo, perché non lo so. Mandamelo, Saba. Proviamo. Allora, quanto posso pagare per un 6542? Si può usare per la vita di tutti i giorni? Andrea, se ti conosco un minimo, so benissimo che mi stai trollando malissimo. Con un 6542, cazzo, 50 metri, ci fai pure il bagno al mare, minchia. E assolutamente con la... Come si blocca ancora? Con la ghiera in bachelite al mare è una meraviglia. Un everyday watch automatico, ovviamente per massimo 400 euro. Ragazzi, ditemi se si blocca, perché c'ho già il panico di vivere, veramente. Non è vero. Andrea, magari è un problema tuo. Devo fare un altro speed test, non ce la faccio. Fino a quando non ti tagliano il polso, oppure ti si sbriciola, perché sono... Ragazzi, ho bisogno di sapere il vostro... Ho bisogno del vostro aiuto. Ditemi se si blocca oppure no. Ti prego, upload, salvami. No, l'upload è buono, per fortuna. Per fortuna. C'ho paura, ragazzi. Dopo settimana scorsa mi è venuto un panico. Spanzotti usa l'iPad vecchio e funziona tutto bene. Come RIP? Ragazzi, non mi trollate, veramente, c'ho paura.
Veramente, mi mandate in panico. Cioè, io ho gli incubi al pensiero di avere di nuovo le bande verdi. Cioè, ho fatto tutti questi sacrifici per avere. sì, mi blocco, mi rompo come Windows, cazzo. Come Windows XP, porca puttana. Cioè, punk, cioè, non capisco più una minchia. Anzi, mi metto pure l'audio di Windows XP adesso. Porca puttana, questo. Allora, la risposta, compra un bel 6542, ci vai al mare, è un orologio entry level e assolutamente comodo per la vita di tutti i giorni, anche per l'acqua salata, e ci fai anche la doccia. Per colpa tua mi sono innamorato del Vacman, perfetto, è quello lì il mio intento. In realtà ne ho comprati 15, ne ho messi tutti in banca e ora il mio intento è farli salire per guadagnare sulle vostre spalle, ovviamente, cioè io ho aperto il canale solo per questo. Tutto bene, ciao Lucco, benissimo. Loris Bicolor bronzo acciaio, bellissima referenza Alessio, bellissima. Braca con l'audio di XP, chi fa il meme? Il meme generator è Jacopo Merlini, però adesso mi pacca perché va a guardare Sabaku e mi tradisce. Ragazzi, mi tradisce. Fa troppo ridere sta cosa. Mi viene in mente proprio i ricordi di infanzia. Mi metto all'opera per memarti. Ti prego, memami tantissimo. Oppure basta che clippi questa sequenza qua e la mettiamo su YouTube. Anche se non è orologeria, hai visto i nuovi G-Shock Royal Oak? L'ho visti e sono bellissimi. Sono dei G-Shock sempre di plastica, però sono proprio belli, in resina, sono proprio carini. Questo è Marco quando sente la parola bande verdi. Marco quando sente bande verdi. C'erano dei remix fantastici. Error remix tipo. C'erano degli remix favolosi. Eccolo. Basta, che sennò minchia vado in scimmia con la. Cioè, me l'ascolto fino a domani mattina. Quando sente Maserati. Quando sente Maserati. Maserati. Marco, a proposito di GMT Gear Batman. Che marca consigli a prezzo abbordabile? Ho visto il tuo video di GMT economici, ma non mi pare esistesse lo Gear Batman. Allora, ti consiglio il. Steinhardt Ocean con ghiera Batman. O anche il Seiko Turtle Batman. Momento top della serata. Sì, veramente top. No, Slav, minchia, se metto la musica Slav. Tanto che cazzo me ne frega, non mi demonetizzano più niente. Slav. No, raga, per la Slav Music c'ho proprio il Slav Key. The Stranger, benvenuto nella Wrist Addiction. Questa è la musica slab. Cioè, questo qui è l'inno della Russia. Cioè, non è. Questo è l'inno della Russia.
Kawababu, benvenuto nella Wrist Addiction. Sei arrivato nel clou della serata. Cioè, proprio quando, minchia, la musica russa mi mancava un sacco. Secondo me proprio dovrebbero mettere su Meranom, quando compri Vostok, cioè come musica di sottofondo, queste canzoni. Sempre. Cioè, a tipo volume basso. Christian, benvenuto nella Wrist Addiction. Quanti? Benvenuto. Ma mi sa che c'eri già da prima, ti sei iscritto adesso? Sì, ti sei iscritto adesso. Ragazzi, se siete in live, in chat, e ancora non mi siete iscritti e ancora non mi seguite, che cosa aspettate? Cliccate il pulsante, iscrivetevi. Che cosa ne pensate di... Che cosa ne pensi di questo? Questo è quello che penso di questo. Fa troppo cagare. Cos'è? È un'edizione modificata da qualcuno. Brutto, brutto. Proprio perché ha pessimo gusto. Mamma mia. Marco, ti prego, guarda il primo video su YouTube cercando XS Project. Escono porno, devo aver paura? XS Project. Ho paura. Ah, minchia, questo qui è quello che ho usato per fare il video della recensione del Vostok. Io adoro sta cosa. C'è gente che mi ha tipo insultato quando l'ho messo nella recensione dell'anfibia. Ma cazzo, cioè, questa è russianità vera. Cioè, io sto malissimo. Sto male. Ah, che bello, mi diverto sempre a fare ste live. Perché poi abbiamo creato i nostri meme, questa cosa è fantastica. Timex Expedition automatici non esistono. È uscito un nuovo Timex adesso, l'ha recensito TGV. Però non è un Expedition, è comunque, mi sembra, un diver, stile diver. Ed è automatico. Adoro i Dayjust, cosa mi consigli come omaggio? Stefano, non riesco mai a leggere il tuo nome, il tuo nick. Stefano, ti consiglio l'Orient Oyster. Marco, cosa ne pensi dei Tagoyer Carrera 01? Minchia. Lo indossa sempre... Eppure un Batman. Tra l'altro sono scimmiato con troppi orologi. Non lo so. Allora, Alessio, il Tagoyer Carrera 01. Parli del calibro 01. Tagoyer Carrera 01 qual è? Ah no, è quello... Ma allora, scusa, avevo capito male. Allora, a me non fanno impazzire. Non mi fanno impazzire. Anzi, adesso andiamo a cercare il calibro che non mi ricordo sinceramente che calibro è. Sono praticamente tutti questi nuovi Carrera Crono super sportivi. Cioè, senza ombra di dubbio, molto sportivo, valido. Però aspetta un attimo che ti dico che movimento è, che proprio non me lo ricordo. Vediamo un po'. 45 mm, minchia enorme. E io non seguo la Formula 1. Chiedo perdono. Non seguo la Formula 1 proprio per niente. Non seguo il mondo dello sport per niente. Allora, movimento automatico. Grazie, grazie, che non mi dici niente. Automatico, mamma mia. Siti inutili, movimento automatico. No, non lo sapevo che era automatico. No, non ce n'è bisogno di dirmelo. Joma Shop. Oh, un bel sito Joma Shop. Quello dice sempre tutto. Vediamo un po'. È un movimento di manifattura. È un movimento di manifattura. Sì. Però ora non ricordo la referenza, ma ve lo faccio vedere. A guardare la configurazione mi sembrava quasi un 77-50, ma mi sbagliavo alla grande, perché è un calibro in-house. E questo qui è il nuovo calibro 01, il nuovo calibro Tagoyer 01. Lo stesso di nuovi Kajer Oyer 01, esattamente. Ruota colonne, integrato,
Ottimo calibro. Ed è lo stesso montato sul Carrera di Fanter. Però lo trovo molto molto più bello quel Carrera là. Questo qui è troppo 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 sportivo. È il mio Saab dal vivo. Guarda la recensione. Purtroppo qua non si vede un cacchio. Veramente non vale la pena. Però ce l'ho giù, se no te lo facevo vedere. Allora Carlo, secondo me stanno aumentando su YouTube le pubblicità degli orologi? Sì. Sì. Però in TV. In TV non te lo so dire. Guardo poco la TV, poco e niente. Però ogni tanto vedo qualche pubblicità di Seiko e qualche pubblicità di Omega. Poco altro. Che cosa hai visto, Carlo, ultimamente? Allora, Poljo 3130, cosa ne pensi? Già che ne parliamo di russi, prezzo giusto? Allora, Andrea, è il Poljo 3130, 3133 mi pareva fosse il calibro famoso. Probabilmente la persona più competente per parlarne qui in chat è Wilson Crow, e lui è appassionato di russi. Allora, è un mulo da guerra, affidabile, bello grezzo, però dà la possibilità a chi vuole spendere poco di comprare dei bei vintage Chronon manuali. Prezzo giusto? Ma penso dai 150 ai 350 euro in base alla rarità o alle condizioni. Forse anche di più. Che siti per acquistare oltre a Chrono, eBay e Amazon? Christian, dipende la fascia di prezzo. Che se vuoi comprare un orologio entry level, ci sono tanti portali diversi. Come ad esempio, che ne so, siti di importatori tipo, oppure quelli dei negozi privati. Ma in genere eBay, Amazon, Chrono24 sono i siti top. Anche Katawiki, però Katawiki è più per l'usato. In TV c'è Beckham che spinge Tudor, pubblicità molto ben fatta. Beh, sì, lo sapevo che Beckham e Lady Gaga spingevano Tudor, non pensavo anche in televisione. Bene. Marco, facci vedere l'orologio più bello nel tuo cassetto ora. Apriamo le scommesse, ragazzi. Vi do tre. No, non vi do un cazzo. Secondo voi qual è il più bello? Fatemi dare un'occhiata, decido al volo. Ne ho scelti tre. Ne ho scelti tre. Ma a me piacciono tutti, ragazzi. Cioè, è difficile scegliere. È difficile scegliere. Però. Non lo so, io dico lui. Però io li amo tutti allo stesso modo. Il Tudor ci hai azzeccato, ma non ho tirato fuori lui. Ho tirato fuori il mio Omega Seamaster Midsize. Qua che piccolino che è. Mamma mia, ti amo, bellissimo. Adoro sto orologio, è bellissimo. Daytona, il Daytona non ce l'ho adesso a casa, sta sicuro. Come si fa a non dire Daytona acciaio oro? Il Daytona non ce l'ho qua. Io Lellone ho un 16523, non ho un 116523. Momento meme. L'hai fatto? No! Ci vuole anche l'audio, ci vuole anche l'audio. Minchia, grande, al volo l'hai fatto proprio. Devi farne uno tipo con la. Con scritto quando Marco sente la parola Maserati, tipo con un Maserati tutto saturato che copre lo schermo, sarebbe il top. Oh, c'è l'Orient Mako a 170 euro. Ormai è salito. Era da prendere prima. Faranno un'edizione del Marf 40 mm.
Ne dubito, perché magari più piccolo, piccolo, piccolo da 38, sì, ma 40 no, perché c'è già il 42, cioè cambierebbe ben poco. Cosa ne penso del no date 114.060? Mi piace di più quello con la data, di sub, sono sincero. Non mi fanno impazzire tutti gli sportivi moderni perché hanno quelle anse ciccione. La ghiera in ceramica, un'altra concezione, sono molto molto vistosi come orologi. Io preferisco i 5 cifre, però è senza ombra di dubbio un bel muro da guerra, un lingottino bello robusto. Ora, il link per vedere se è coevo. Saba giochi, vediamo. Allora, è un placcato oro. Ma a me sembra tutto ok. Il movimento è un po' basico, eh. Il movimento si vede che non è quello dell'era top, top, top di Omega. Allora, controlliamo l'annuncio eBay. Innanzitutto puoi vedere che questo venditore ha un feedback eccezionale. Puoi vedere qua che ha 6.600 feedback con la stellina eBay e 99.4. Per questo penso che ti potrai fidare quasi ciecamente della affidabilità e della spedizione. Non ti tira un pacco, stai tranquillo. L'orologio è coevo. Allora, è tutto placcato oro. La cassa si vede che è vissuta e probabilmente il vetro ha qualche leggero graffiettino. Ma come puoi vedere, la corona è in ottime condizioni. La corona è in ottime condizioni. La cassa pure, non sembra sbeccata o altro. O è nuovo, o è come nuovo, o è stato rimesso in sesto. Non credo sia stato rimesso in sesto, puoi vedere dei graffietti qua. Quindi è un orologio vissuto, ma comunque in ottime condizioni. E ecco qua, il fondello è il suo. Come puoi vedere, il fondello è molto basico, con un'incisione superficiale. Questa è un'epoca di crisi per Omega. E come puoi vedere, il movimento è sì carino, ma è uno dei movimenti più basici di Omega, se parliamo di vintage. Che cazzo sta succedendo? Ok. È un movimento che se lo guardi ha dei ponti meno lavorati, è in generale un pochino più cheap. Ma è comunque molto valido, molto molto valido. È un orologio che inizi a vedere. Questo qui c'è da capire se è sporco intorno sulla dove dovrebbe esserci la guarnizione. Credo sia sporco e non ossido. In caso chiediglielo. Ma se il metallo è tutto sano, io è un orologio che pagherei 300 euro questo qua. Che misura è? Che misura è? Vediamo la descrizione. No? Allora, la descrizione è. Non c'è scritto. Però c'è scritto che è un 35 mm. Perfetto per il polso di tutti, 35 mm. Sì, non è un Lady. Ecco, per capire. Ciao Raffaello. Allora, la bolla Rolex. Allora, secondo me, la cosa che più fa male a Rolex stessa con questa politica è il fatto che la gente normale, che è di fatto la grande clientela Rolex, possa allontanarsi piano piano da Rolex. Quindi di fatto perdendo un po' l'hype che si è accumulato in tutti questi anni. Secondo me nel lungo periodo, se non cambiano politica, la gente si allontanerà dal brand. Alla gente passerà la voglia di comprare orologi del brand. Ma è un discorso troppo complesso. Secondo me la bolla è impossibile che scoppi nel giro di poco, perché il mercato è troppo, 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 troppo caldo. Magari gente piano piano inizierà ad avere la consapevolezza di non poterli comprare, e di conseguenza i prezzi gradualmente, piano piano, scenderanno. Ma non è che da un giorno all'altro tutti capiscono che stanno buttando via i loro soldi in orologi che non li valgono. Quindi. Grazie, Gabriele. Grazie. Dicevo, non è che da un giorno all'altro le persone si dicono: ah,
tutte insieme come un'utopia meravigliosa. No, non compriamo più Rolex e boom, i prezzi droppano. Se ne accorgono piano piano, persona dopo persona, e quindi la discesa sarà graduale, fino ad un assestamento che si avvicinerà magari al prezzo di listino, sempre se la politica Rolex cambierà nella consegna di fornirli un pochino di più. Se la politica non cambia, ce lo teniamo così, cioè ci teniamo gli sportivi cari per un sacco di tempo. Negli ultimi 10 anni Rolex ha esagerato. Gabriele, grazie mille come sempre. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Sono andato a Ginevra e 15 anni fa il sub si pagava, si comprava la metà. Certo, si costava la metà, sì. Io stesso l'ho pagato tanto il mio sub, l'ho pagato 6.500 euro per un 5 cifre. All'epoca pensavo fosse tanto. Adesso so che ho guadagnato 2.000 euro praticamente, per le condizioni e per il corredo. Andrea, prova a chiudere e aggiornare l'app. Compralo il Sarb 035 Christian dal mio link affiliato eBay. A parte gli scherzi, sotto la mia recensione di eBay c'è un link che te lo fa comprare. Se lo compri da lì mi dai una piccolissima percentuale. A parte questo, non è un orologio che puoi provare, quindi scordati di stare lì ad aspettare di provarlo, perché non potrai mai provarlo, a meno che viene un raduno mio e te lo porto io da far vedere o un altro iscritto. Vai, senza pensarci, è un orologio di alta qualità e non ti deluderà. Però considera che sono comunque 350-380 euro. Quindi se ti piace tanto prendilo, se no aspetta. Comprare un orologio è sempre una scelta importante in base al proprio budget e alle proprie tasche. Quindi valuta sempre bene la tua scelta in base alle disponibilità economiche. Bastano le conoscenze per prendere Rolex a listino? Flo, ciao Flo, assolutamente no. Non basta essere amico dell'amico dell'amico. Allora, se sei amico del concessionario, amico intimo, magari sì. Se sei un conoscente, ti trattano come un cliente normale. Di fatto, se l'unico modo per comprare i Rolex sportivi a listino, già giù al mercatino, forse ci andiamo a fine mese a San Donato. Poi ne parliamo. Per comprare un Rolex sub o uno sportivo qualsiasi a listino devi essere un top buyer del concessionario, devi comprare un sacco di orologi tutto l'anno, sia sportivi che non, e di conseguenza ti trattano con i guanti, ti trattano come un cliente importante pagante più degli altri, che li fa guadagnare tanto. Quindi è uno che compra anche i Lady o anche altre cose come reseller per poi rivenderli. Lì sì, ma non bastano le conoscenze, purtroppo. In questo momento Zenith è in crisi? Ma non direi. Almeno da quello che continuano a fare, innovare e spingere come pubblicità, non credo. Si sta parlando molto di Zenith ultimamente, piacciono parecchio. Devono solo trovare il canale giusto per pubblicizzarsi, secondo me. Marco, buonasera. Ciao Adriano. Che ne pensi delle aste Katawiki senza riserva di prezzo? Allora, io non ho mai comprato su Katawiki, ho comprato spesso su eBay. Infatti ho fatto il video oggi dove ne parlavo perché ho molta più esperienza. Katawiki non ne ho mai provato, però dovrebbe essere valido almeno quanto eBay. Se uno arriva e compra 5 Rolex tutti insieme, ha da avere i soldi. Però in quel caso, se magari vuoi un GMT, te lo danno. Magari sì. Perché mi sembra che ci vogliano 3, 4, 5 Rolex a stagione per avere uno sportivo. Almeno questo è quello che gira nelle notizie, più o meno. Marco, ho comprato da poco un Oyster Perpetual 39 mm, chiede Henry. Mi hanno fatto 5.300 come da listino. Ma no, ma non esiste. Forse perché è un modello non... Forse perché è un modello non molto ricercato. Non esiste pagarlo a listino. Non esiste pagare un Oyster Perpetual a listino. Esigi uno sconto. È un orologio che non lo vendono mai, quello. Esigi uno sconto, almeno del 10-15%.
Altrimenti vai da un altro concessionario. Non esiste che te lo facciano pagare listino. È un orologio che non ha poco mercato? Insisti proprio per quel motivo. Futuro orologio che pensi di prendere? Stesso discorso di settimana scorsa. Ancora non mi è salita nessuna scimmia nuova. Per fortuna, grazie a Dio. Dove compri da eBay? Dove si trova il video? Il video si trova sul mio canale, appena pubblicato. Compreresti mai un Rolex lì? Tipo il 694? Ne ho comprato uno su un'asta eBay l'anno scorso. L'ho ricercato e comprato, di fatto, per conto di mia mamma e di mio papà. E ora è l'orologio di mia mamma, un 6694, acquistato, mi sembra, dall'Australia, era dall'altra parte del mondo, in un'asta, un mezzo conciato, con il bracciale tutto distrutto, però l'ho portato via a 1000 euro, però era... ho avuto culo, come al solito, tanto per cambiare, ed era ormai un anno fa, un anno e mezzo fa, forse di più di un anno fa, due anni fa. L'altro giorno ci sono rimasto male. Guardavo una vetrina di un'orologeria ed è uscito un poliziotto a chiedermi i documenti. Magari hai la faccia da spacciatore o da poco di buono. A parte gli scherzi, scusa la battuta. Che merda. Cioè, e cosa gli hai detto? Guarda, sono qua a guardare gli orologi. Ragazzi, devo farlo l'aggiornamento della collezione. Ciao Adriano. Un vero affare sei stato, ma grazie mille a te. Cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Ah sì, il video della collezione, ragazzi. Oggi ho sollecitato io il mio orologiaio, Gabriele Vittozzi. Mi fai questa riparazione del quadrante del mio Longines? Perché appena torna quello, ragazzi, la faccio. Vado a prendere gli orologi e la faccio. Andate tranquilli. Subconscio. Allora, adesso ci guardo. Allora, chiede Elio. Domandona. A parità di condizioni e corredo, quale modello di 16610 ha più valore? Trizio o Superluminova? Hanno parecchio mercato. Ciao Elio. Hanno parecchio mercato anche gli ultimissimi con il Reo Rolex. Quelli piacciono tanto e hanno una bella collezionabilità. Però secondo me i primi con il quadrante ingiallito sono il top, perché hanno vetro zaffiro, un quadrante che non si squama come i precedenti Rolex Submariner laccati, quindi di fatto eterni, però ingialliti, però moderni, robusti. Io un quadrante Trizio, un quadrante Luminova, a parità di estetica che cambia solo il colore, Trizio tutta la vita. So che se hai la ricerca di un sub e te lo vuoi comprare, io ti consiglio di trovarti un bel Trizio, magari ancora meglio, un pallettoni bello ingiallito, se riesci coi soldi. Però ormai veramente i pallettoni, cioè anche per un 16800 pallettoni ci vogliono 10.000 euro. Allora, stavo dicendo... Subconscio ha mandato un altro meme. Questo è bellissimo, aspetta che... Me lo salvo. Ecco qua. Questo è stupendo. Quando dalla chat scoppia la parola MAVERICK. Farai live più strutturate. Già, Gio, è sempre stata la mia idea, il mio sogno, ma penso che le sostituirò con il podcast, perché le live strutturate sono impossibili da impostare. Cioè, se sono io con 70 di voi, 100 di voi, magari in futuro di più, sarà difficilissimo impostarle. Cioè, è sempre stato la mia idea, ma abbiamo provato in passato a fare delle live con un tema, la gente non faceva domande, il senso della live un po' cade. La live è bella perché c'è il dibattito, no? Ma le domande la gente vuole farle a prescindere dal tema di base, quindi abbiamo provato a parlare di un tema e continuava a farmi domande esterne, oppure stavano zitti. Quindi... mio padre è appassionato di orologi. Mio padre gli piacciono gli orologi, ma non è appassionato come me. Però ne ha un po'. Ne ha un 5 o 6. Quasi tutti meccanici.
Pasharat. Marco, pareri sugli Hublot, in particolare Classic Fusion. Jack Frost, ciao. Non mi fanno impazzire gli Hublot. Sono lontani dai miei gusti. Sono senza ombra di dubbio orologi molto originali. Ecco, il Classic Fusion però è l'unico Hublot che potrei indossare mai io. E effettivamente è un bello orologio. Aspetta un attimo che cerco di mettertelo. Ecco qua. Parlando invece di scheda tecnica, dato che non mi ricordo esattamente nulla, andiamo a cercare il movimento del Classic Fusion, che ti giuro non me lo ricordo. Non mi ricordo che movimento incassa, non mi ricordo niente. Posso? Hublot? Mi fai vedere per favore la scheda tecnica? Craftsmanship? No? Collection? Scusate ragazzi, scusate, pazientate un secondo, ma non riesco ad entrare nelle specifiche tecniche del modello. Classic Fusion. Ah, ok. Crystal, strap, case, movement. Hublot 111.2. Che cacchio di movimento è? Vediamo un po'. È un 28.90. Ah no, aspetta, questa è una replica. L'Hublot Hub 111.2 è un Sellita SV300. Per me sono gli orologi più overpriced del mondo, gli Hublot. Eccovi qua, vi faccio vedere la screen. Cioè, 7.000 euro di orologio con un Sellita SV300 dentro, è un po' eccessivo. Cioè, veramente la necessità di mettere un calibro di manifattura in questi orologi qua per dargli un reale valore. Perché altrimenti, cioè, continueranno ad essere un po' presi per il culo dalla gente perché sono overpriced. E sono veramente overpriced. Veramente overpriced. È un po' personalizzato, ma rimane comunque un Sellita. È inaccettabile a quel prezzo lì. E comunque, a parte tutto, affidabili e belli. Però, overpriced. Marco, minchia, stasera mi state mandando una marea di link. Bello. Minchia, vi ho scimmiato con le aste eBay? Vi ho scimmiato con le aste eBay? Diamo un'occhiata. Allora. Vedete? Oh no. Non posso ridurla a icona, devo fare così. Ok, così vedo qualcosa. Allora. Ecco qui. Allora, orologio anni 70. È un automatico ed è un 7005, credo. 1000? È un 7005. Hanno sbagliato a scrivere la referenza, mi sa. Andiamo a vedere il fondello. Allora, queste foto. Molto carino, comunque. Credo che abbia la cassa lucidata. Ah no, sì, è un 7005. Sto qui ha scritto il numero sbagliato, cioè è un ignorantone. Ha scritto 1005, mentre in realtà è un 7005 il movimento, chiaramente. Esatto, è lo stesso movimento del Seiko Helio, basico, di fatto antenato del 7S26, è quasi lo stesso movimento, almeno all'apparenza e anche come rifiniture. Mi sembra tutto coerente, però bisognerebbe controllare la referenza di questa cassa. Vai a cercare 7500 8042 o 3042, sinceramente sto qui 8042. Vai a cercare 7500 8042 per confrontare se questa è la cassa giusta e il quadrante giusto. Detto questo, è un orologio che io pagherei al massimo. Metto una foto. È un orologio che io pagherei al massimo. Tra l'altro, lo scatto rapido del datario questo. 50 euro. Con una linea così anni 80. Se è tutto coevo, 50 euro. Non di più. E siamo agli sgoccioli della live, ragazzi. Oh, poi lo saluto mio padre, Giulio. Subconscio mi manda un altro link. Thank you.
Buonasera. Buonasera. Ragazzi, come state? Torniamo. Torniamo a noi. Che bella live. Ultra triggered. RIP. Basta, ragazzi, basta. Io gli orologi Maserati mi fanno ricredere sulle Maserati macchine. Cioè, io adoravo le macchine della Maserati. Adesso, ogni volta che vedo una Maserati, la mia ragazza mi guarda e mi fa Maserati. Cioè, pure lei. Pure lei. Cioè, sono dappertutto nella mia vita. Cosa ne pensi della strada che sta intraprendendo il canale di Matteo Fratini? Allora, trovo che sia finalmente la strada definitiva per Matteo. Perché finora ha sempre trovato format svariati, format particolari, continuamente diversi per cercare di trovare il suo modus operandi. Adesso l'ha trovato, gli piace molto e vuole trasformarlo in un'attività imprenditoriale, piano piano. Lo sa molto bene che ci vorrà del tempo. Però è sulla buona via, perché sta comunque facendo contenuti di qualità, intrattenimento, cose interessanti. E devo dire che io preferivo il vecchio Matteo Fratini, anche come nome del canale. Lui l'ha voluto impostare così ed è sacrosanto, ma io preferivo la sua impostazione da cameretta. Mi piaceva tanto, cioè mi sembrava più lui. Adesso è un po' maturato, ecco. Però scelta sua, vedremo in futuro, sta facendo bei contenuti. Ragazzi, io vi saluterei. Ciao Etto, grazie mille. Io vi saluto, ragazzi. Si è fatta una certa. Au. E tra l'altro, domani alle 14:30 sarò all'Istituto Tecnico Falcone Righi di Corsico, in provincia di Milano. Ciao, ai Bob. Tra l'altro, voglio farti una domanda che ti ho visto prima nelle iscrizioni e credo che tu sia uno streamer. Però non ti seguo. Volevo chiederti due cosine. Sarò all'Istituto Falcone Righi di Milano, cioè in provincia di Milano, per parlare agli studenti del mio lavoro. Mi hanno invitato a parlare a una classe delle superiori. Ciao, ai Bob. Volevo intanto grazie per il follow. Ho visto che hai tipo 20.000 iscritti su Twitch. Bomba, complimenti. E niente, quella spunta lì che hai nel nome credo sia il verificato, no? Volevo intanto chiederti qualche info, qualche tip per prima di chiudere la live, già che approfitto così che sei più studiato di me qua. Per come attivare l'affiliazione o la partnership? Cioè, a me manca effettivamente il numero di live minimo al mese per attivare l'affiliate. Ed è un po' una stronzata, perché tutti gli altri requisiti li ho superati largamente. Però credo che mi dovrò mettere a fare altre live, proprio anche di altre cose, per attivare quella roba lì. Quindi mettimi qualche tip qui sotto. YouTuber streamer. Streamer adesso. Ciao. Saperro, buonanotte. Io vorrei attivare troppo, iBob, anche io, l'affiliazione o la partnership per avere le emoji create su misura e per avere tutte quelle figate tipo le sub, no? Cose fighe. Purtroppo adesso va per requisiti, vanno raggiunti e l'attivazione successiva richiede la compilazione dei moduli fiscali. Moduli fiscali? Cioè, intendi fatturazione? Cioè, sul mio indirizzo, roba del genere? Ci vediamo a San Donato, ne parliamo, vediamo se riusciamo ad andare gli ultimi del mese. Esatto, in caso avessi bisogno ti lascio il mio contatto in privato qua su Twitch. Certo, grazie mille, guarda... Era, dato che te sei pure mio iscritto, a questo punto credo che sia perfetta questa cosa, perché ho proprio bisogno di qualcuno che mi aiuti nella gestione di Twitch, perché non ho altri amici o altri conoscenti che lavorano su Twitch, quindi grazie. Scrivimi pure e ci possiamo sentire in privato. Ragazzi,
ai Bob, Alessio, Giagio, Andrea, Adriano, Lorenz, Wilson, Christian, Etto. Tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ci becchiamo lunedì prossimo. E comunque, mercoledì alle 21 esce la recensione del Code 41. E venerdì, no, sabato alle 21 esce il secondo episodio degli orologi degli attori famosi. Grazie a tutti per esserci stati. Grazie di cuore a Davide. Grazie di cuore a Gabriele. Grazie mille a Marco. E grazie mille a Gaspare per le donazioni. Spero di non essermi dimenticato nessuno, non credo. Bella raga, alla prossima. È stata una bella serata piena di risate. È andata bene così. Ci si vede, ragazzi.